Ciao ragazzi, allora bentornati. Vi faccio vedere gli unici due colori che ho preso della collezione MAC di Natale. Allora, io sto aspettando il calendario dell'avvento di MAC, ok? Magari quando riuscirò a caricare il video, forse l'avrò già preso, ma bisogna vedere se sono fortunata o meno. Ok, l'ho visto su internet, mi interessa. Ho preso un po' di roba, quindi mi sa che devo girare i video molto prima, perché se no non riuscirò a fare proprio niente. Quindi credo che per dicembre avrete forse anche le palle piene di vedermi, mi sa. Mi sa proprio di sì. Allora, e iniziamo. Allora, di queste collezioni mi piacciono solo gli ombretti, perché sapete che io ho una predilezione per i glitter. Il primo è questo, si chiama More Present Please, cioè molti regali, grazie. Vediamo. E questo è quello rosa. È More Present Please. C'è pure il fiocco del regalo. Allora, lui è rosa. La confezione è rosa metallizzata. Se aprite, qua non è più rosa ma è oro. Qua invece comunque rimane rosa metallizzato, quindi diciamo che fanno anche delle belle confezioni veramente. E questo è il colore. Ovviamente vi assicuro che rendeva di più il tester. Però la cosa bella è che si possono usare anche bagnati, quindi prendetelo in considerazione. Io ho ancora quelli dell'anno scorso, ho intenzione di mischiarli. Ok? Poi ne ho preso un altro, Mistletoe, questo qua, che se non mi sbaglio dovrebbe essere quello verde. Perché gli altri non tanto mi piacevano. E lo posso attaccare anche con questo. Con questo bellissimo, ma proprio bellissimo braccialetto della Bijou Brigitte, che vi ho fatto vedere un altro video, perché lo posso abbinare. Allora, la pietra è rosa e fa tutte le sfumature anche verdi, e invece l'involucro della pietra è verde, quindi sta bene che tutte e due, meglio di così non so può. E come orecchini posso mettere questi, oppure quelli rosa, sempre della Primark, cioè intendo dire questi e questi della Primark. E con questo vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.